Bene ragazzi, vi starete chiedendo perché questa assenza in questo periodo di tempo lungo e indeterminato. Allora, attualmente, non so quando ricaricherò il video, ma attualmente abbiamo problemi di rete. In casa mia, durante dei lavori, per mettere una fibra per far andare meglio internet, hanno rotto un cavo. Indovinate il cavo di qua, di chi? Il nostro cavo della rete, quello di me e della mia famiglia, quindi solo noi al momento ci troviamo senza internet. E la cosa sta andando avanti da ora come ora 3 giorni. E non so per quanto si prolungherà, perché quelli dell'assistenza ci continuano a prendere per il culo alla grande, dicendo prima risolveremo la cosa tra 48 ore. Poi non c'è arrivata nessuna segnalazione, perché noi gli stiamo segnalando di continuo. E così via. Insomma, non si decidono mai a ripararci sto benedetto cavo, e siamo senza internet da ormai 3 giorni. Poi, come se non bastasse, Gothic, la macchina virtuale su cui registro, è andato tutto a puttane e ho dovuto reinstallare tutta la macchina virtuale, tutto il gioco, ed è un miracolo che sia anche riuscito a reperire i salvataggi. Qui i problemi non finiscono mai. Allora, ora come ora, come potete vedere, quindi non so quando ritornerà la connessione. Oggi è il 30 aprile, la connessione manca dal 27, ecco, quindi quando caricherò il video realizzate un po' da quanto siamo stati senza internet. Uno dipendente come me poi veramente sta andando di matto. Non posso neanche guardare video sul cellulare, perché il cellulare ho finito il credito. E allora siamo andati a prendere un incantesimo degli orchi, un altro loro teletrasporto. Eccolo qui, teletrasporto dagli orchi. Disattiviamo telecinesi e facciamo 5. Dimenticate quello che avevo detto con l'idolo lassù, che non serve a niente. Cioè, serve, sì, entra nel tempio degli orchi, ma vi aizzerete contro tutti gli orchi. Quindi è meglio usare il teletrasporto e tenerveli buoni, perché se rimuovete l'idolo vi attaccheranno, anche se avete l'ulumulo. Bene, andiamocene nel dungeon finale del gioco, l'Orc Temple. C'è un C? No, B. Marvin. Sì, ho messo un sacco di cose al massimo per distruggere subito le ordate che ci verranno addosso, perché qui ragazzi in questo dungeon ci saranno ordate e ordate di non morti. Mano della guardia, che è ancora più forte di tutte le armi che avevamo finora. Le abbiamo fregate a delle guardie di Campovecchio. Allora, questo è l'Orc Temple in tutta la sua magnificenza. Un tempio sotterraneo immenso. Mamma mia, l'unico svago che ho ora è quello finalmente di fare i video. Che finalmente, grazie a mio padre, sono riuscito a mettere Gothic con tutti i salvataggi. E sinceramente di rigiocare da capo per questa guida mi scoccerebbe un po', perché oramai per finirlo, ragazzi, lo sto ripetendo, manca una scoreggia praticamente. Ecco, la guida infatti Gothic, la guida di Gothic Italia diceva che gli scheletri qui sono particolarmente fastidiosi, sembrano parare e schivare ogni colpo. Infatti guardate, anche se lì centro fanno la famosissima schivata. Ecco perché ho messo forza al massimo, così almeno se li colpisco la cosa finisce subito, e non invece ci sarebbe tanto da fare. Allora, cosa fare adesso? Dovete entrare in questa stanzetta qui. C'è un interruttore proprio qui a fianco. E distruggere ora gli scheletri che verranno qua. Ecco, si sta aprendo. Ecco fatto. Fuori uno. Devono essercene altri, ecco. E fuori due. Ma la grotta non si apre. Ah, ci deve essere un altro interruttore, mi sembra. Eccolo lì, l'ho visto, l'ho intravisto. Interruttore. E deve esserci un altro di qua, allora. Perché continua a non aprirsi questa grata? Ecco, interruttore. Ecco, vai. Allora, qui c'è un enigma con 3 colori. Bisogna attivarli in un particolare ordine. Mi ricordo era centro. Il centrale era il primo. Poi, se non mi ricordo male, era sinistra.
cioè quello bianco, e infine destra, quello viola. Lasciateli perdere che si rimettono alla loro posizione naturale, è normale. Vediamo un po'. Ah, ce l'abbiamo fatta, meno male. Ecco, infatti guardate, lì c'erano la sequenza dei colori da premere, rosso, bianco, viola, e si è aperta quella stanzetta lì. Ma si è aperto anche questo canale sotterraneo con i minecrawler guerrieri. Oi oi oi. Andiamo, va? No, dobbiamo rifarcela indietro. Questo tempio è buissimo. Ora devo... devo fare una cosa. Oh, mamma mia. Grazie a Character Helper mi sa, ragazzi, che imparerò il primo circolo della magia, in modo da poter utilizzare la runa luce che ci ha dato Korkalom come ricompensa. Almeno così non dobbiamo più sprecare torce e saremo costantemente illuminati. Ora proprio per questa parte mi tocca usare una torcia. Aspettate, prima di questo. Comunque, ragazzi, la cosa della connessione va avanti da molto più tempo. Era in varie. E eccoci qua. Una torcia, vai. O dovete andare tutto dritto, ma tutto sempre dritto, così come faccio io, guardate. Praticamente qua... ecco lì, mi sembra quell'uscita là. Sì, dove c'è lo scheletro vicino con delle pozioni. Qui c'è un pidocchio di miniera guerriero. Ecco, provvediamo subito a eliminarlo. Oh, una guardia del tempo! Del tempio, volevo dire. Fate molta attenzione. 150 di esperienza, sono praticamente ancora più forti degli orchi guerrieri. Bene, ragazzi, in questa stanza direi di chiudere il nostro primo episodio, perché là in avanti ci aspetta... che cavolo, ci aspetta il primo dei 5 orchi sacerdoti guerrieri non morti. Aspettate, finiamo fuori tutti gli scheletri prima di entrare in stanza. Bene, ragazzi, per questa parte è tutto, noi ci vediamo alla prossima dove affronteremo il primo degli orchi sacerdoti non morti.